non sappiamo ancora quello che ci aspetta per il weekend. E dalle indiscrezioni che ci sono arrivate, probabilmente ci faranno aprire due giorni, poi richiudere il weekend, poi riaprire dal lunedì al venerdì e poi richiudere il sabato e la domenica. Queste continue aperture e chiusure a intermittenza assolutamente provocano più danno che guadagno al nostro comparto, perché così non riusciamo proprio neanche a lavorare, non solo a portare a casa le spese e i costi, ma neanche a lavorare. Tra l'altro, il weekend è solitamente il momento dove si incassa di più. Ebbene, normalmente nel weekend la gente è più propensa ad andare al ristorante, più propensa a spostarsi, ed è per questo forse che il governo ha pensato di richiudere in casa il sabato e domenica le persone, non pensando però al fattore che nelle vacanze di Natale l'RT e comunque i contagi e comunque i morti del coronavirus sono in continuo aumento. Vuol dire che la gente non va al ristorante, si incontra nelle case private, fa feste e cenere in casa privata senza rispettare nessun tipo di vincolo di PCM, e questo è il risultato: aumentano i contagi e i ristoranti sono chiusi. Ecco, questo è un punto di vista che è molto dibattuto in queste ultime ore sui social, quindi tutto chiuso, però la situazione sembra purtroppo non cambiare. Qualcuno in ambito sanitario invece ha puntato il dito su questi contagi che non calano, sulla precedente zona gialla, quando invece i locali erano aperti. So che è una cosa che vi ha fatto piuttosto arrabbiare. Ma ha fatto arrabbiare anche perché credo che siano delle dichiarazioni senza nessun fondamento scientifico, in primis. E seconda cosa, io inviterei questi medici, questi virologi, questi geni del coronavirus magari a guardare un po' la grande distribuzione. Noi siamo chiusi e i supermercati sono pieni, imballati di gente senza nessun tipo di distanziamento e senza nessun tipo di regola, perché si rubano le offerte di mano uno con l'altro, toccando assolutamente tutto. È vero che una volta al giorno, per l'amor di Dio, si fa la disinfestazione, però mi capite che se uno entra la mattina che è infetto, ora che arriva l'orario di chiusura, in quanti hanno toccato, hanno avuto rapporti magari con l'infetto. Quindi sicuramente rispetto alla grande distribuzione, il ristorante è assolutamente un posto sicuro. Perché non viene visto così, secondo te? Ma secondo me non viene vista così perché il bar e il ristorante vengono visti non come delle aziende, non come quello che sono in realtà, perché il turismo comunque è più del 10% del PIL in Italia, quindi non è un gioco, è un comparto vero, ma viene visto come, vabbè, la gente non va al bar, non va al ristorante, allora si chiude in casa e cerchiamo di limitare gli spostamenti. Ho capito, però allora ti metti mano al portafoglio, ci dai quello che ci devi dare come ristori, dopo 1,5 milioni di promesse non ci hai ancora dato niente, allora lì vedi che tutti stanno ben calmi e tranquilli e nessuno si agita. Però è chiaro che se tu non dai ristori e non lasci aprire le attività, diventa difficoltoso veramente pagare le bollette e soprattutto dare da mangiare alle proprie famiglie. C'era un allarme che avevate lanciato come FIPE precedentemente, cioè se si continua così con queste aperture intermittenze, mi sembra che a gennaio alla fine andrà avanti così, da quelle che sono le indiscrezioni molto vicine alla verità, ci saranno tantissime chiusure. Questo è un po' l'andazzo anche a Piacenza? Un po' dai colleghi, sì. dalle persone con cui hai parlato in queste settimane? Assolutamente sì, tanti stanno pensando di chiudere, ma il problema non è tanto il ristorante o il bar che chiude, è tutto l'indotto che muove questa chiusura. Cioè dietro alle nostre attività ci sono delle aziende, c'è tutto un indotto che vive del nostro lavoro, quindi non metti in crisi tanto la ristorazione, ma metti in crisi chi produce salume, chi produce vino, chi vende bibite, cioè chi vende caffè, cioè c'è una serie di aziende che sono in crisi per questa situazione. Quindi la soluzione assolutamente non può essere l'intermittenza dell'apertura e della chiusura, ma bisogna escogitare qualcosa di un po' più magari costruito, di un po' più pensato. Torniamo al solito motto di maggiori controlli, aperture sì ma con maggiori controlli per evitare assembramenti? Ma assolutamente sì,
abbiamo tutti messo norme locali, tutti siamo a norma con i vari dispositivi previsti dal DPCM, facciano i controlli ma ci lasciano lavorare. Se poi uno non rispetta, non facciamo la chiusura di 15 giorni, facciamo anche 30 giorni, 60 giorni di chiusura, ma gli altri che possano lavorare, perché non ha senso che quelli che non rispettano chiudono 5 giorni, dopo riaprono, dopo ti chiudono 5 giorni e continuano in questa folla, tanto non hanno niente da perdere, quindi loro non gli costa niente rischiare. Invece noi che siamo imprenditori seri ci costa rischiare perché abbiamo tanto da perdere.